Niente DAD quest'anno per gli alunni positivi al Covid, ma per ridurre i consumi di energia nelle scuole c'è chi propone di utilizzarla optando per la settimana corta in classe e il sabato con le lezioni da casa. La proposta del presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, non trova però grossi consensi tra i dirigenti scolastici, che invece pensano anche ad altri accorgimenti per contenere le spese. Così come suggerito dalla circolare del Ministero dell'Istruzione, c'è chi guarda dal contributo che potrebbero dare le scuole al risparmio energetico, contenendo le temperature dei riscaldamenti, mentre il dirigente del Profagri di Salerno, Alessandro Turchi, presidente nazionale di Solo Dirigenti, ha pensato di tenere le riunioni collegiali online per contenere le spese. Il risparmio carburante per 200 docenti che si spostano in auto è di circa 1000 euro a riunione, senza poi trascurare stress, tempo, inquinamento e sicurezza. La pandemia, assieme a tutte le cose terribili che sappiamo, ha detto, ci ha però insegnato ad usare bene Google Meet. Così ai nostri microfoni il dirigente scolastico del Profagri, Alessandro Turchi. Allora, il momento è difficile, non lo scopro io, e lo si legge tutti i giorni sui giornali, un allarme crescente. La scuola chiaramente non è esente dalle problematiche che ci sono in questo periodo di aumento dei prezzi, di necessità di risparmiare sui carburanti, sull'energia. Io ho fatto questa proposta, l'abbiamo già messa in atto, di fare tutte le riunioni collegiali, o almeno il 90% delle riunioni collegiali, a distanza. Il Covid ci ha portato cose brutte, ma ci ha anche insegnato delle situazioni nuove. E le abbiamo imparate, abbiamo imparato a collegarci a distanza, abbiamo capito quanto è bello e importante la possibilità di collegarci a chilometri di distanza senza dover consumare benzina, tempo, traffico, parcheggio e compagnia bella. Quindi utilizziamo queste metodologie che abbiamo imparato e quindi faremo quasi tutte le riunioni online. Pensi che io ho 200 insegnanti, alcuni anche distanti 50-60 chilometri, perché voi sapete che Profagri ha sette sedi distribuite in provincia, quindi per noi abbiamo calcolato un risparmio di almeno 1000 euro per ogni riunione che riusciamo a non fare in presenza, e quindi la utilizzeremo questa modalità. Quanti ragazzi di far svolgere le lezioni in DAD il sabato? Allora, io sono assolutamente contrario alla DAD, è un bello strumento ma da utilizzare veramente in modo marginale, perché abbiamo perso tanti alunni in questi due anni di DAD, abbiamo aumentato il tasso di dispersione scolastica, lo dicono le statistiche. Oggi sul Mattino c'era proprio un'inchiesta sulla dispersione scolastica, l'avevano fatta proprio al Tribunale dei Minori, è un'inchiesta disastrosa per la nostra regione a livello di aumento di tassi di abbandono scolastico. Quindi la DAD aumenta le disuguaglianze e non le diminuisce, quindi noi finché possiamo non faremo ricorso alla DAD.